SCP-026 deve rimanere bloccato e sbarrato in modo sicuro per tutto il tempo, quando non vi è alcuna ricerca in corso. Sono stati impostati degli allarmi per avvisare la Fondazione in caso di ingresso da parte di civili o altre agenzie. SCP-026 è una scuola pubblica storica a tre piani, costruita nel a due ali collegate e un atrio centrale. È stata dichiarata inagibile nel dopo che è stato scoperto che il piano terra non corrispondeva ai progetti dell'edificio. È venuta all'attenzione della fondazione dopo diverse sparizioni in zona collegate alle visite dall'edificio abbandonato. L'edificio ha mostrato anomalie spaziali. Il suo spazio interno è decisamente maggiore rispetto a quella che ci si aspetta dalla superficie esterna dell'edificio. I corridoi dimostrano possedere una lunghezza variabile, mentre le scale hanno un differente numero di gradini salendo o scendendo. Il numero di camere nei corridoi cambia ogni volta che si contano. I tentativi di raggiungere gli estremi dei corridoi sono falliti fino ad ora. L'ingresso tramite le scale antincendio localizzato all'estremità dei corridoi conduce a delle porte a circa metà strada di distanza dagli atri. Vi è un gran numero di graffiti sulle pareti interne della scuola. La maggior parte di questi è dei più tipici e comprende firme di gang, nomi e street art. Ad ogni modo, i graffiti svaniscono e riappaiono, cambiando posizione. Le scritte su lavagne o bacheche riportano gli stessi cambiamenti. Le materie trovate vanno in genere dalle normali materie scolastiche, matematica, letteratura, biologia, alle più esoteriche, come l'entanglement quantistico e l'eugenetica. Un ricercatore ha riferito di una lavagna che riportava dettagliatamente delle informazioni circa l'SCP, ma le prove fotografiche mostrano solo un foglio bianco. La frase «i bambini erano soliti a cantare» è apparsa più volte in diversi luoghi all'interno dell'edificio, ma non vi è al momento alcuna spiegazione circa il suo significato. È stato trovato un certo numero di soggetti svenuti all'interno dell'edificio, per lo più delle scuole superiori, che vanno dai 12 ai 18. Sono vestiti in base al codice d'abbigliamento scolastico, circa... Molti sono stati identificati come ex studenti o docenti della scuola scomparsi dopo che questa chiudesse, in almeno un caso più di 10 anni dopo la chiusura. Non è attualmente noto il modo in cui siano stati trasportati indietro in SCP-026. Tutti i tentativi di svegliare i soggetti all'interno dell'edificio sono falliti. Quando sono stati rimossi dal suolo di SCP-026, i soggetti si sono svegliati bruscamente. Hanno subito una fase di confusione poco prima di morire di disidratazione estremamente rapida, seguita da una decomposizione avanzata. Fino ad oggi non è stata recuperata alcuna informazione utile dai soggetti. L'incapacità di svegliare i soggetti si estende anche a chi si addormenta restando in SCP-026, solo che la disidratazione rapida sembra colpire solo quelli che sono stati trovati nella scuola. L'esplorazione robotica e le fonti video hanno dimostrato che l'apparente anomalia spaziale è causata dai cambiamenti delle percezioni degli osservatori, piuttosto che essere fenomeni spaziali reali. Per questa ragione, SCP-026 non richiede la competenza della scuola speciabile mobile RHO-8 Picnickers, in questo caso. L'ulteriore esplorazione ha dimostrato che alcuni fenomeni spaziali effettivamente si verificano. I contenuti dei quaderni, libri e pezzi di carta sono stati osservati mentre sparivano per riapparire solo sulle superfici all'interno di SCP-026. Sono comparse nuove scritte, per lo più segnate da graffiti o tratte da libri di testo. Sembra essere usata una certa cautela nel portare i documenti in SCP-026. Diversi addetti del personale di classe D esposti ad SCP-026
sono ricomparsi dal controllo della fondazione per poi riapparire all'interno dell'anomalo edificio. I soggetti in questione si erano già lamentati di aver fatto sogni identici a quelli provati dall'agente Malek. Durante un controllo di sicurezza di routine di SCP-026, l'agente Malek è stato ritrovato privo di sensi dal suo partner, l'agente Jones, nell'atrio principale. I primi tentativi di risvegliare l'agente Malek si sono risvegliati inefficaci, così è stato spostato per il trasporto al sito. Dopo aver lasciato SCP-026, si è svegliato bruscamente in uno stato d'agitazione. Quando è stato interrogato, ha rivelato di aver sognato la disposizione di una classe. Questo sogno è ricorrente in tutti i soggetti che si sono addormentati all'interno di SCP-026. Bene, sto camminando nella hall. Le pareti a vista sembrano essere di cemento. C'è un po' di vernici qua e là, graffiti ovunque. Un paio di bottiglie di birra e dell'altra spazzatura. Sembra solo un edificio abbandonato. Ok, sto salendo per le scale. Altri graffiti sui muri. Ok, vado nel corridoio. La vernice sbucciata è alquanto inquietante. Somigliano a dei funghi a foglia larga. Mi ricordano... Le porte sono un po' strane. Alcune sono molto vicine, altre sono lontane. Lo spazio è davvero irregolare. Non combacia con il progetto che mi avete mostrato. Oh, bene, ecco una classe. È piuttosto vuota. Ci sono alcuni banchi vecchi, molto vecchi. Come se avessero una trentina d'anni. La lavagna ha qualche problema di matematica disegnato su. Sembra essere trigonometria. Ok, vado a controllare un'altra stanza. Torno al corridoio. Sono diretto nella prossima stanza. I banchi sembrano essere più moderni in questa classe. Non sono realizzati in truciolato. Ci sono altri poster qui. Direi che sembrano degli anni 80. Ne riconosco alcuni che ho visto quando ero bambino. Sulla lavagna sembra che ci sia del latino. Sì, sto facendo le foto. Bene, torno al corridoio. Sono diretto nella prossima stanza. C'è qualcosa di veramente irregolare in questo posto. Avrei giurato che la camera fosse a pochi passi da me. Ma è come se avessi camminato per ore. Tuttavia, eccomi qui. Ci sono delle persone che dormono. 3 in totale, 2 ragazze e un ragazzo. Sembrano avere 14 o 15 anni. Indossano tutti la stessa divisa. Sì, proprio come mi hai fatto vedere. Aspetta un minuto mentre scatto delle foto. Almeno possiamo capire chi sono. L'arredamento è alquanto vecchio, o meglio, quel che ne è rimasto. Ci sono molte sedie e banchi rotti. Niente sulle pareti. Alla lavagna... Ma che diavolo? Non ci crederai. Ci sono delle note dell'agente sulla lavagna e con la sua calligrafia per giunta. Dovremmo essere molto attenti a quel che portiamo qui dentro. Sì, ho fatto delle foto, non ti preoccupare. Ok, vado a controllare un'altra stanza, dopodiché sono fuori. Sono tornato nel corridoio ora. Sono diretto alla prossima stanza. Un'altra anomalia. Ho percorso la stessa direzione per tutto questo tempo, ma sono tornato alle scale. Sì, sto andando a riposare. Ne ho abbastanza di questo posto per oggi. Ci incontriamo alla porta. Il corridoio sembrava essere in cattive condizioni, con graffiti sui muri. Il confronto con i video precedenti mostra che i graffiti sono cambiati. Molti degli stessi segni sono presenti, ma in posizioni diverse. Alcuni sembravano nuovi. Le porte erano distribuite uniformemente sulla parete, alcune erano intatte, mentre altre erano state danneggiate o mancavano del tutto. La prima camera del corridoio era il bagno delle ragazze.
altri graffiti sulle pareti e molti specchi rotti. Un gabinetto è stato completamente rimosso dalla parete e posizionato al centro della stanza. C'era una gran quantità di porcellana e di vetro sul pavimento. La camera accanto era il bagno dei ragazzi. Questo è stato ignorato per favorire l'esplorazione delle aule. La prima aula non aveva mobili, la lavagna era spezzata in due. Su di un lato c'era un insieme di righe che dicevano: «Io non passerò appunti durante...» L'altro lato riportava i frammenti di una lezione su... C'era un poster sul muro raffigurante Helen Keller. La seconda aula era ben arredata, con la maggior parte dei banchi rimasti intatti fino ad oggi, per lo più realizzati in legno e acciaio con uno stile utilizzato negli anni 50. Lì sono state trovate due persone addormentate che non erano state segnalate nella precedente scansione dell'edificio. Il primo era un maschio adolescente seduto alla scrivania. Confrontandolo con il file 0264 si è scoperto essere un ex studente della scuola. È stato dato per disperso 10 anni dopo la chiusura della scuola, l'età di 28 anni. L'altra era una donna sui 35 anni, seduta dietro la cattedra. La sua identità è ancora ignota. La lavagna riportava un calendario sulla Seconda Guerra Mondiale, ricoperta da una serie di graffiti complessi. La terza aula aveva 15 banchi di trucciolato in vari stati di degrado. Una mappa sulla parete di fondo riportava coerentemente le condizioni socio-politiche del 1974. Una libreria è crollata e ha sparpagliato una serie di enciclopedie sul pavimento. Il robot è stato quindi guidato alla fine del corridoio ed è tornato all'ingresso. Non c'è stato alcun segno di anomalia spaziale in questo caso. Ok, sono dentro. L'atrio sembra essere il solito. Probabilmente qualche graffito si è spostato. Ecco che arriva il robot. Sto andando al piano di sopra. Dannazione, il robot è pesante. Quanta merda ci avete caricato su? Avreste potuto avvisarmi? Mi riposo un secondo sul secondo piano. Ricevi bene il video? Figo, figo. Ho ripreso fiato. Sono diretto al terzo piano. Vorrei che ci fosse una ringhiera. La prossima volta sarà meglio trasportare il robot e non l'attrezzatura a parte e caricarlo una volta sul posto. L'attrezzatura è alquanto a prova di idiota. Penso che potrei capire addirittura come usarla io. Questa dannata cosa deve pesare più di 100 kg. Ecco, sono al terzo piano ora. Conto 12 porte. Spazio anomalo. Quell'ultima porta deve essere ad almeno un centinaio di metri più avanti. Questo posto è abbastanza incasinato. Sto entrando. Non ci sono molti graffiti quassù, solo qualche detrito. Sto aprendo una delle porte, lo stanzino del bidello e... Ehi, abbiamo un bidello! Sta dormendo in piedi. Questa è nuova. È maschio, sembra essere sulla cinquantina. La targhetta dice... Ci sono un paio di vecchi manici da scopa. Anzi, quel che resta di una scopa. Sembra che i topi abbiano fatto un nido qui. Hanno tagliuzzato una delle gambe del suo pantalone, ma sembra non aver toccato il dormiente. Cosa? Poi dei campioni? Certo. Non sarebbe la cosa più strana che io abbia raccolto durante questo lavoro. Ok, credo di averlo. Ecco un'aula. No, nessun dormiente. C'è una coppia di banchi intatta. Gli altri sembrano essere conciati piuttosto male. Sembra che qualcuno abbia portato un martello sul posto.
No, aspetta, mi correggo, è una mazza da baseball. È appoggiata all'angolo. C'è circa mezza cassa di birra qui. Le lattine sono piene. Sembra che se ne siano andati in fretta. Ehi, punto il robot verso la lavagna, voglio che tu veda una cosa. A me sembra latino. Può essere importante, chiedi a qualcuno di tradurlo, magari può dare un indizio circa quel che è successo qui. Ok, prossima aula. I banchi sembrano più moderni, degli anni 80, suppongo. La lavagna riporta una citazione di Nicholas Nickleby. Sì, ne sono certo, è proprio lì sulla lavagna. Il sole, siatene certo, non risplende su questa bella terra per incontrare degli occhi accigliati. Nicholas Nickleby, di Charles Dickens. C'è una mela sulla scrivania, sembra fresca, la lancio al drone. Ok, sto guardando fuori dalla finestra. Ehi ragazzi, ci siete ancora? Perché vedo dei ragazzi nel cortile della scuola. Non vedo il furgone o qualcuno di voi. Esatto, seconda aula sulla destra. Mi vedete? Strano. Ok, vuoi che mi diriga il corridoio? Va bene. Vediamo se questa volta effettivamente ce la faccio. Non sperarci. Cammino in avanti, sembra che ci siano circa 10 piedi dalla prossima porta, che dovrebbe portare all'ultima stanza. Ma chi li conta? Sono ancora qui, è più lontano di quel che sembra. Sembra di aver camminato per un paio d'ore. Ci sono quasi. Prendo un attimo fiato. Io... vabbè, mi sono sbagliato. Ho smesso di muovermi, ora sto tornando indietro. Il corridoio si muove dietro di me. Merda, ho appena visto la porta muoversi dietro di me. Mi sto muovendo di nuovo in avanti. Così va meglio. Ok, ci sono quasi, un altro po' e dovrei avercela fatta. Eccomi tornato con il robot. Sapevo che non avrebbe funzionato. Non c'è modo per arrivarci, te l'ho detto. Ok, ti ascolto. Ho gli occhi chiusi e sto camminando in avanti. Sinistra, ricevuto. Sto andando dritto. Svolto a sinistra ancora. Ora sto svoltando a destra. Va bene, sta andando molto veloce. Ok, svolto a destra. Sì, a destra, ti sento. Dannazione, sto andando a destra! Ok, sinistra. No, non è la stessa direzione. Guarda, se credi sia meglio, invia il robot dentro. Vado avanti e invio il robot indietro. Non ho intenzione di riprovarci finché non abbiamo un'idea migliore di cosa c'è lì dentro. Qualcosa mi tiene fuori di lì. Dovremmo capire prima di tutto che cos'è. Ascolta, se vuoi seriamente saperlo, facci tu o richiedi degli addetti di classe D. Non ho intenzione di entrarci, fattene una ragione. Vedo un'altra aula. Non vedo il robot, però. Ho perso le sue tracce dopo che ha attraversato la porta. Cosa vuol dire che è fuori? È uscito dalla finestra? Ascolta, forse il GPS è impazzito. Calmati. Che significa voltati? Ma che dia... Oh, cazzo! Ok, ora basta. Me ne chiamo fuori per oggi. Possiamo tornarci solo dopo aver fatto venire alcuni addetti di classe D qui dentro. Grazie per il suo tempo, signor. Si figuri, se c'è una cosa che in questi giorni mi abbandona, è proprio il tempo. Allora andiamo al sodo. Lei era il presidente di...
durante il... È giusto? Sì, è vero. Cosa può dirci al riguardo? Beh, lei ha sentito le storie, ne sono certo. La gente dice che fosse infestata. Io non lo so, ma le cose parvero strane verso la fine. Me ne parli? Vediamo un po'. C'erano le scale, naturalmente. Ne ha sentito parlare, eh? La gente conta 15 scalini salendo e 16 quando scende. Sono certo che ci fosse un trucco, qualcosa come un'illusione ottica, ma non sono mai riuscito a capirlo. E c'è stato un libro di storie che è diventato completamente vuoto. Credo che questi eventi siano alquanto domabili. Ma sa com'è. Le piccole cose si sommano, le persone raccontano storie. Mi parli dei sogni? I sogni? Ah sì, la gente si lamentava degli incubi. Per lo più gli studenti, ma anche qualcuno del personale. Era sempre riguardante la scuola che non finisce mai. Ci scherzammo su in primo luogo, ma la gente ne ha parlato. Non ci ho mai creduto molto, ma beh, quando scoprimmo che i progetti non corrispondevano alla scuola, ci sembrò più semplice trasferirci in un nuovo edificio. La scuola era vecchia ad ogni modo, e volevano un nuovo inizio. E così le cose sembrarono tornare alla normalità. Capisco. C'è qualcos'altro che vuole aggiungere? Non è niente di che, ma forse potrebbe fare la sua figura in quel libro che sta scrivendo. A volte ho ancora dei sogni in cui sono nel mio ufficio, nella mia vecchia scuola. In questi sogni a volte faccio il lavoro d'ufficio, altre volte parlo con qualcuno, ma è sempre da dietro la scrivania, proprio come ai vecchi tempi. Gradualmente però ho notato qualcosa di diverso. Nel sogno la campanella suona, ma non sento nessuno nei corridoi. Nessuno studente che si affretta fuori o dentro la classe, niente chiacchiere, niente passi, nient'altro che la campanella. E non si ferma. La cosa pazzesca è che non ho mai realizzato che fosse un sogno fino ad allora. Sono in pensione da 10 anni, ma fino a quando non ho sentito la campanella credevo fosse tutto normale. Assurdo, vero? Penso sia molto interessante, grazie mille. Se crede ci sia altro, non esiti a farmi una chiamata. In qualsiasi momento. Prego, siediti. Grazie. Andiamo dritti al punto. Ho capito che stai richiedendo un trasferimento del campo di lavoro. Ti andrebbe di parlarne? Preferirei di no. È una tua scelta. Ad ogni modo, non posso approvare il trasferimento senza una ragione. Ascolti, io... Ha visto i miei dati. Sa che ho lavorato sul 26, giusto? Ho letto il rapporto. Ero lì la prima volta che abbiamo portato fuori uno dei dormienti. Molti di loro erano adulti quando sono spariti, ma quando li abbiamo ritrovati erano di nuovo ragazzi. E poi ho visto questo ragazzo di 16 anni rigrinzirsi. Ho avuto gli incubi quella notte. Dovresti segnalare eventuali sogni anomali dopo essere entrato in contatto con un fenomeno che può potenzialmente alterare la mente. Non era stato ancora dichiarato manipolatore mentale. Abbiamo pensato che fosse solo un problema di spazi anomali. L'abbiamo osservato fino a quando non sono arrivati i picnickers. È stato scioccante, sa? Non ci aspettavamo nulla di simile. Ad ogni modo, l'ho superato abbastanza velocemente. Ho visto di peggio. Una volta ho visto un tizio che si è sciolto mentre era appoggiato a lui. Capisco. Poi cos'è successo? Nulla, per un po'. Sono entrato un paio di volte, ma non ho visto nulla di particolarmente strano. Ma, ascolti, so che avrei dovuto riportarlo, ma uno dei miei amici era appena scomparso dopo essere stato toccato da uno strano SCP e non volevo che accadesse a me. Sei stato influenzato da un SCP? Io, sì. È stata una settimana fa. Mi ero addormentato nel retro del furgone e ho cominciato a sognare. Puoi descrivere questo sogno? Proprio come gli altri. Ha letto i rapporti, no? Finge che io non l'abbia fatto. È la prassi, agente Walker. Va bene. Nel sogno io sono in una classe. Era proprio come una di quelle del 26, ma nuova. Non cadeva a pezzi. Nel sogno conoscevo il nome dell'insegnante. Sapevo chi era seduto accanto a me, anche se non avevo mai visto la maggior parte di loro prima. La campanella comincia a suonare, ma nessuno si muove. Alzo la mano, ma l'insegnante non se ne accorge.
Alla fine provo ad andarmene, ma la porta non si apre. Poi noto qualcosa di strano circa la mia mano. È colorata. Tutto il resto è in bianco e nero. Mi sentivo come se fossi l'unico sbagliato, fuori luogo. In quel momento mi sono svegliato. Il furgone stava partendo. Nessuno si era accorto che mi fossi addormentato. E non hai pensato di segnalarlo? Come ho detto, ero spaventato. E questo è successo prima di incontrare Malek. Ho pensato che fosse solo un altro incubo, niente di strano. E dopo che Malek ha fatto quel sogno, beh, non gli hanno fatto nulla, quindi ho pensato che non fosse un grosso problema. Fu messo in osservazione. Avresti dovuto esserlo anche tu, per la tua stessa sicurezza e quella degli altri. Voi passacarte pensate sia tutto così facile, vero? State seduti dietro una scrivania tutto il giorno. Non sapete cosa vuol dire. Beh, le cose non sono così semplici lì quando sei tu quello che devi andare a caccia di gatti parlanti in una fogna o quello che aspetta di vedere se sarà in grado di tornare in quell'occasione. L'agente Walker era visibilmente turbato. Sono trascorsi diversi minuti prima che lei si calmasse a sufficienza per continuare l'interrogatorio. Ad ogni modo, prima di allora non avevamo collegato i sogni ai dormienti. Non prima che fossero stati trovati quegli addetti di classe D al secondo piano. Anche allora ho pensato che fosse tutto a posto. Non ero effettivamente all'interno del 26 quando ho sognato. Di certo non lo ero fino a quando il sogno non è cominciato. Ci sono stati altri avvenimenti? Sì, sono cominciati 6 mesi fa. È lo stesso sogno, ma ogni volta mi ci vuole un po' per capire che non è reale. E quando guardo le mie mani sono leggermente grigie. Da allora, all'agente Walker è stato somministrato un amnesico di classe A ed è tornato sul suo campo di lavoro.